Buona domenica, appassionati di pasticceria. Ogni domenica vi saluto con delle ricette golosissime curate dai nostri chef pasticceri e oggi torna insieme a noi il nostro Filippo che ha studiato all'Alma ed è veramente preparatissimo per quanto riguarda i dolci. Bentornati. Grazie a te. Allora, oggi ci proponi una ricettina facile facile, giusto? Facile facile, andiamo a preparare una crostata, albicocca, cioccolato e cocco. Ah, che belli abbinamenti però. Ah, l'estate, l'albicocca, il cocco. E infatti, vanno un po' a smorzare secondo me anche il dolce del cioccolato. Cioccolato, sì. Perfetto. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della panna, il latte e del glucosio che portiamo a ebollizione. Quindi cominciamo andiamo con il ripieno. Andiamo a preparare la ganache. Ok. La semplice ganache. Per quanto riguarda l'impasto, noi vi abbiamo dato gli ingredienti in grafica che trovate a fine puntata. Lì non vi andiamo a spiegare perché sostanzialmente è una semplice pasta frolla che insomma oramai a casa tutti sappiamo fare. Però se volete fare proprio la ricetta del nostro chef pasticcere Filippo, trovate proprio tutti gli ingredienti a fine puntata. Abbiamo molto semplice. Semplicemente con il l'anello microforato e il tappetino. Ok. Ok, ok, per dargli proprio una la forma che volevamo noi, sì. Molto precisa. Ok, quindi procediamo invece con la parte più importante e più caratteristica di questo dolce, che è proprio il ripieno. Quindi abbiamo messo panna, latte e glucosio. E glucosio. Come mai il glucosio, Filippo? Per il glucosio perché è meno dolce. Ok, rispetto allo zucchero. Sì. Ok, non lo sapevo. Ok, portiamo a bollore questo. Allora, la nostra panna è arrivata a bollore, sì, giusto? Sì, perfetto. Quindi a questo punto che si fa? Andiamo a versare il cioccolato e il burro di cacao. Quindi in questa ciotola invece abbiamo del cioccolato fondente, giusto? Sì. E del burro di cacao. E del burro di cacao in due volte. Ok. Che poi io ho chiesto a Filippo, ma il burro di cacao dove lo troviamo? E lui mi assicura che effettivamente in commercio, nei negozi un po' più grandi si trova, tranquillamente. Quindi stiamo mescolando la nostra... Dobbiamo fare la nostra ganache. Ok, quindi dobbiamo scegliere per bene il cioccolato. Ok, ok, ok. Il cioccolato si scioglierà, diventerà lucido. Buona la ganache, a me piace tantissimo. E poi credo sia una crema molto versatile. Sì. Che si può utilizzare per fare tantissime cose. Poi ci dita. Ed eccola qui la nostra ganache, bella lucida, è pronta. Sì. Quindi ora che si fa? Adesso andiamo a farci la nostra crostata. Crostatina. Bella, bella. E andiamo a mettere un po' di albicocca. Sì. Quindi questa è semplicemente l'albicocca fresca tagliata a dadini senza aggiunta di nulla. Niente. Ok. Quindi la tagliamo sottilmente. E la andiamo a stendere per bene. Con ogni mosso. Mi fa pensare un po' alla Sacher, lo sai? Alla, sì. Cioccolato albicocca. Però la Sacher c'è la marmellata col cioccolato e devo dire che effettivamente insomma è bella pesante. Bella pesante, un po' troppo forse, no? Che dici? Sì. Invece con la frutta fresca secondo me andiamo a smorzare proprio quell'effetto che magari tende a stuccare un po'. Poi il cocco, ma qui c'è la nota, qui c'è la nota della mamma però, della mamma brasiliana, eh. Alla mamma piace il cocco. Tua madre fa un dolce con zucca e cocco che è buonissimo. Sì, sì, lo ricordo. Andiamo a colorare la nostra ganache. E voilà! Che meraviglia, Filippo! Golosissimo questo, questo perfetto. Dolce. Perfetto. E quindi adesso che si fa? Adesso andiamo a raffreddare in frigo. Ah, quindi non deve cuocere. La livelliamo. No, non deve cuocere. Ah, ok, quindi proprio facile facile. Facile facile, andiamo a mettere in frigo. Ok, perfetto, andiamo. Ed eccoci qui, trascorsa più o meno un'ora Moretta, in frigo e questo è il risultato. Cristallizzato il cioccolato. Che bella! Abbiamo preparato la meringa. Questa è una porzione abbondante, quindi sì, anche in due devi secondo me. Per due. Vero? È stato pensato proprio per questo. Per gli innamorati, no? Che bella, proprio per forma di cuore la prossima volta, Filippo. Spezziamo a metà? No, però dopo il cuore infranto, no, meglio così, dai. Altrimenti avrebbe un brutto significato il cuore tagliato a metà. Sì. Vero? Appunto. Quindi aggiungiamo altro, giusto? Devo fare. Cos'è questa? Una meringa? Il contorno con la meringa. Quindi andiamo praticamente ad arricchire e decorare la nostra crostatina. Sì.
Ma quanto è bella la consistenza della meringa. Si riescono a fare delle decorazioni che con la panna non vengono così. Bravissimo. Come hai recuperato uno spuntone? Eccoci qua. Bella. Adesso andiamo a bruciare. Ah, addirittura. Leggermente. Ma che artista che sei, Filippo. Cavoli però. Quanto si vede quando c'è lo studio dietro. Quanto è importante formarsi. Studiare, molto. Soprattutto studiare. Soprattutto in pasticceria, se non hai le conoscenze. Infatti. Ma si vede poi, eh. Si vede chiaramente, perché anche una cosa semplicissima come una crostatina, vedi, può essere arricchita, ma senza, cioè, c'è bisogno di pochissimo, però c'è bisogno di tecnica e conoscenza. Ok, perfetto. Ci siamo? Adesso andiamo a metterla nel piatto. Guarda quanto è bella, proprio da regina. Andiamo a arricchire con dell'altra meringa sopra. Ah, questa è sempre meringa? Sì. Solo meringa sbriciolata, cotta e sbriciolata, giusto? Sì. Ok. La nostra crostatina è quasi pronta, ma manca un ultimo tocco. Quale, Filippo? Il gelato, che dà freschezza. Ok. Il gelato ho la crema, semplicissimo. Quanto è bello questo gelato, l'hai fatto tu, vero? Sì. Quanto sei bravo a fare il gelato? Il gelato la fa la macchina, sono le ricette. Ah, vabbè, però comunque utilizzare materie prime di qualità, un buon latte, ma che scherzi, no, è tutto. La macchina, se ci metti una cosa non buona, dentro ti tira fuori una cosa non buona. Mm-hmm. Che bello. Ora, fino al gelato. Ah, ma che bello, quanto mi piace questa fase. È qui proprio che si crea. La frutta fresca non può mancare. Eh sì, anche perché ci ricorda quello che è all'interno, perché dentro, sotto, abbiamo le albicocche fresche, quindi è importante mettere questo elemento, perché visivamente sappiamo che all'interno troviamo l'albicocca. Devo mettere una fogliettina di basilico. Ah, basilico? Dai! Wow! Bellissimo, okay. Filippo. E ci siamo praticamente. Perfetto, sì. Perfetto. Ed il piatto è pronto. Il dolce, gustosissimo, anche facilissimo da fare. Da fare. Ti devo fare i complimenti. Grazie, Filippo. Gianni. Perché questo dolce, questa crostatina è rifacibile a casa. Quindi veramente prendendo proprio come modello gli ingredienti che state per vedere. Sì, è veramente facile da fare e mi piace questo abbinamento della cioccolata con la frutta fresca. Grazie Filippo. Grazie Gianni. E grazie a voi, buon proseguimento di domenica, sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo.